Eccoci qua, ritornati alla puntata. Oggi implementerò Expression Engine per un mini sito che servirà a fare MilkBee, super compatibile con l'iPhone normale. Ho deciso di farlo, iPhone 4 non ce l'ho, non so, non posso testarlo. Allora, nella puntata precedente abbiamo visto come creare il template statico che andrà a funzionare nell'iPhone, ma adesso vediamo come implementarlo nell'Expression Engine. Allora, il CSS che avevo messo nel root lo andiamo a rimettere Changing template default style qui. Poi questo è, non serve. Ok, questa è la versione grande che non ci importa. Questa è la versione che ci importa, che è praticamente l'index che sta nella cartella M di expression. Allora, creiamo il nostro static prima che abbiamo il logo. Ovviamente lo dobbiamo mettere quello e questo lo possiamo mettere. Ah, non pensare. Sì, no, vabbè. Praticamente la testata facciamo quella del sito normale. Quindi ci dobbiamo schiaffare questo dentro qui e l'abbiamo già messo qua. Ho l'icona e lì e va. L'include passa come titolo quello. Là. Mi raccomando, questa è la descrizione. Poi, nel nostro statico possiamo subito notare che abbiamo il CSS linkato a iPhone. Vediamo se. Ah no, toccherà fare una header su misura perché l'iPhone, il CSS non è linkato. Allora. Siccome questo sito di iPhone sarà praticamente tre pagine, facciamo senza gli includes. Basta che andiamo in qua, sito, apri questo, pigliamo sto doc qua, poi lo metto qui, poi togliamo questo, non ci frega, anzi questo non funzionerebbe neanche. Anzi, questo però, aspetta, undo, questo titolo verrà poi il titolo dell'icona quando andremo a metterlo come applicazione sull'iPhone. Descrizione, non è che frega molto, questo sito non è fatto per search engine, però la mettiamo lo stesso, keyword, va bene, così. Poi, content type. Allora, content type è una cosa che mi ha sempre incasinato. UTF-8 è quello giusto. Se c'è quell'altro 1980, non mi ricordo, ci ha dato i nomi, che a volte si pataca male e fa male. UTF-8 usate. Poi, link. Va bene, non va bene. Va bene, si potrebbe. Che sonno. Possiamo usare questo. Questo è nel mio MilkBee. Usiamo questo che è più cool, però praticamente è lo stesso. Ok, l'icona è giusta, va bene. Alternate, questo è per fare gli RSS feed, non ci frega niente. Questi qua per l'iPhone ci fregano moltissimo. E basta. Navigazione abbiamo detto che non ci serve, però dove cavolo sta il logo? Dentro la navigazione? No, apriamo questo qui, andiamo a vedere questo cavolo di nave. Ah sì, la navigazione includeva anche il logo, quindi piglio questo e lo metto qui.
Poi vado in static. Praticamente ho fatto logo, si chiude e poi c'è il form. Quindi vado qui, devo cercare dove cavolo sta il mio form. Ah, il form sta dentro sidebar. Quindi devo andare a aprire il sidebar e pigliare. Questo è lo script per fare il form. Lo vado a mettere qui. Poi, main content, allora limiti, allora, la feature foto non la facciamo. Poi limitiamo il coso a 5 foto per pagina. Va bene, not feature, no, va bene feature e anche home. A meno che, vabbè, facciamo anche la feature, va. La feature praticamente è la immagine che mi piace di più di quando le caricano, allora la metto. La mettiamo a 1. Alla fine viene uguale, cioè la faccio che sia uguale, però ok. Invece questo qui lo mettiamo 4, allora. Non voglio scrollare mezz'ora per cambiare pagina. Anche se la paginazione si potrebbe mettere sopra in alto, no, metto in basso. Allora, cosa importante è mettere che la larghezza è, come abbiamo detto per l'iPhone, è 480, 900, 490, 480, non mi ricordo più, 480. Quindi index mettiamo 480 di larghezza e l'altezza facciamo in proporzione, facciamo una proporzione in Photoshop. Se l'immagine la faccio così, 100. Che ho messo? Vabbè, 300, 300 per 164, però noi ci abbiamo l'immagine così, però io la voglio invece che sia di 480, quindi l'altezza 250. 250, poi lo stesso vale per questo qui. 180, 250. Poi questo è un errore che ho fatto. Qua deve essere titolo, che lo correggerò. Title. Poi cosa manca? Paginate, va bene così. Ah sì, ci sono tutti sti include. Vabbè, sidebar non ci frega. Il footer ci frega. Quindi prendiamo il nostro footer statico. Apriamoci anche praticamente tutto da qui. Copia. Fatto ciò, adesso dobbiamo fare la funzione delle categorie. E vogliamo fare che selezioni la categoria, però quando la selezioni automaticamente ti spedisce nella pagina apposita. Cosa che ho fatto già per un altro sito, e infatti adesso vado a scopiazzare. Bisogna mettere questo qui, cos'è che serviva? Questo mi pareva che servisse quando aprite una pagina in iPhone, non volete lo scroll bar, quindi glielo metto. Pare che sia questo. Cioè, no, che non viene, non lo scroll bar, la testata sopra dove c'è l'indirizzo. Poi voglio categorie. Io anche
Weblog e foto. Però non si chiama più così perché lo Splash Engine 2 ha cambiato, si chiama Channel. Style linea group, categoria group, questo non ci importa. Poi voglio che va in M e metti fa view. Categoria name. Ok, fatto questo dovrebbe già funzionare. L'unica cosa che sicuramente devo mettere a posto è l'H1, che mi pare troppo grosso. Vediamo come è venuto. Error. Sì, perché ho tolto quel sidebar, probabilmente c'erano dei div. Ma vedo che il content non è che ci interessi molto più. Serviva per fare il sidebar, se ci metteva. Ma sicuramente manca un div di chiusura. Oppure questo, toglierlo. Un altro div, vediamo anche questo, andiamo poi. Vado in M, allora categorie funziona, motore non va. Il CSS non va perché non ho caricato il iPhone CS. Yeah! Fobi, colpa di Chusky, che il vero nome di Chusky sarebbe Phoebe, che si scrive Peobe. E allora mi ha fatto incasinare. Yeah! Ovviamente nel sito, ah, questo bisogna metterlo a posto. L'H1 bisogna metterlo a posto. Sì, ci vorrà probabilmente. Ma cos'è questi casini? Oh, fammi ritornare quei div che avevo, che voglio mettere a posto giustamente. iPhone. Sicuramente un clear. I clear vanno via come il pane quando si fanno i siti web. Allora, che problema c'è con questi cavoli di div aperti chiusi? Allora. Feature body. Il main body. Allora. Salviamo, togliamo tutto. Voglio proprio vedere che cavolo ha, che rompe le scatole. Ah, il carrello del main bisogna toglierlo sicuramente. Il content adesso che cavolo c'ha? Content non serve un cavolo. Ovviamente, oh, togliamo sto cavolo di main. Quello che ci rimane è il form. Ah, form non l'ho chiuso. Che altro?
Content, si chiude il content. Sì. Ok. Allora, torna indietro. E mettiamoci il form. Allora andiamo in index. Content si potrebbe anche togliere, non lo tolgo perché magari ho messo dei CSS e poi c'è anche il wrap, cioè praticamente tre cose. Tre div uno dentro l'altro che non servono un cavolo. Ok. Bisogna schiaffarci un altro clear quando si chiude prima del footer. Ah, poi l'immagine è troppo grossa. Com'è che l'ha? Il footer? Ok. Footer. E ci siamo. Il wrap. Io c'ho anche sonno e non c'ho voglia di oggi di fare il sito. Questo è sbagliato, voglio essere 480. Tanto giusto. Poi ho un altro div, non so per cosa. L'header si doveva chiudere prima. Doveva chiudere qui. Vediamo come viene adesso. Che palle! E che seppelloso proprio! Perché sto cacchio di footer sta su là? Sei anche noioso! Sei proprio fastidioso! Della header com'è che fa starci dentro sta roba? Dai! Sei una scimmia! Dove cavolo l'ho chiusa? Allora... sei proprio fastidioso. Allora, qui va bene. Chiuditi live qui e ci siamo. Sei proprio fastidioso. Poi categorie, va bene. Poi c'è il main. Main piglia tutto, poi c'è il basta, mi hai rotto content di merda, questo ti tolgo. Oh. Poi c'è il footer, class clear, div, poi
Oh. Ah, quello lì com'è che fa? Cazzi, ok, perché chiudiamo un po' di roba che sto incasinando. Ok. Poi voglio il mio iPhone e il mio index. Va bene, ora possiamo anche fare così. Ah no. Sì, è un po' incasinato sto CSS, perché sto tentando di farlo velocemente. Facciamo così, un altro giochino. Un bel ufficio. Foto thumb, come le altre. Questo qui metto a posto un po', quello devo darci un H1. Allora, vediamo il source, vediamo tutto il body, vediamo il nostro static. Adesso lo muovo dentro qui. L'ho perso. Ok, allora questo qui praticamente è un H1, quindi l'H1 è brutto così. Io voglio farlo com'era, come di là. Pare che sia un H3 questo qua. Sì. Quindi l'H1 verrà come l'H3. Però senza lo spazio a sinistra. Ah, però quello è un H1 anche quello. Allora niente, a monte. Andù. Un altro andù. Vaffanculo. Tutte le volte quando fa casino un CSS, dopo non vado a selezionare quello, non lo so.
E vaffanculo. Allora sono una scimmiazzo. Due volte che ho spatacco sbagliato. Oh. Perché è una K3, sì. Devo cambiarlo qui. Oh. Poi voglio fare questo qui sia più grosso, più lungo. Jump menu. Spazio sotto. Ok. Oh. Questo com'è che non ha cambiato? Ah, perché l'ho cambiato negli index. Qui è un H3. Sì, lo so, l'H1 dovrebbe stare sopra. Non si può fare. In questo mondo non si può fare. Sì, lo so, l'H3 è lo stesso. Oh. Vediamo l'iPhone. Non si può fare tutto, insomma. E che pareva che sbagliavo a scrivere. Bellissimo così. E così ci siamo di brutto. Ah, sì, è vero, devo finire anche la paginazione, non la voglio così. Praticamente la paginazione. Questo non mi serve. Adesso pagination link va bene. Non si può togliere per... ah sì, eccolo qua, è quello che non volevo. Ok, detto questo bisogna spattaccare, mettere a posto anche tutti i link che sono tutti sbagliati. Qui andrà in M bar. Anzi, facciamo un giochino. M bar. Oh. Li provo tutti. Ok. Poi l'altro è view. Lo voglio in M view. È giusto. Okay. Poi il motore di ricerca. Che paste. Motore di ricerca lo guardiamo dopo, non mi ricordo come funziona. Vediamo che pagina carica. Ovviamente carica la pagina iniziale. Quindi lì bisognerà andare a specificare. Oh oh. Oh oh, vedete che c'è un errore nel sito web normale. Vabbè, vediamo la categoria se funziona. Ah, non giampa, non giampa. Com'è la?
Probabilmente manca un JavaScriptino. Adesso, senza andare a prendere quell'altro, creiamo uno qui. No, creiamo uno da qua. Togliamolo. Ah sì, probabilmente c'è un... Ah, ecco. Mi mancava questo jump menu script che adesso Dreamweaver mi ha fatto. Chowski! C'è silenzio, eh? Qui non è il momento. Ok, adesso funziona. Ovviamente non funziona perché non c'è un cavolo, però funziona. Ok, adesso con tutta sta robina si può praticamente fare la pagina uguale che ci servirà per il view utilizzando il coso che fa per il iPhone 4, perché così va bene. Allora, view, index, pigliamo tutto, mettiamo nel view. Qui nel titolo ci mettiamo title. Anzi, lo mettiamo da di qua. Mettiamo ci mettiamo, ma quello non è titolo, questo è description. Keyword, lasciamo quelli. Intanto le chiedo, poi magari in futuro questo lo faccio come un come ho fatto gli altri con l'include. Questo qua sì, ci serve ancora. Questo qua non ci serve più. Feature, open and feature, che noi facciamo direttamente la pagina dove scaricate il wallpaper. Allora, if you are on the computer, no. If you are on the iPhone, hold on your finger, picture is saved on your phone. Ok. No, picture, ok. Quindi sei... Ok, immagine. Plus, immagine. Ok, proviamo. Make sure we are... Ok. Si sta carino.
Ah, però è brutta. Così è brutta. Perché... Cioè... Perché sei selezionato per iPhone 4. Che palle sto iPhone 4? Già mi sta sulle palle. Oh, niente, facciamo un po' iPhone 3 e vaffanculo. Era giusto. Poi un'altra cosa qui deve andare su all. Categorie. Ah, un'altra cosa. Qui deve andare su lì. Ok, schiaccio sta foto. Non l'avevo testato sull'iPhone. Però mi ci vuole un po' più piccolo. L'immagine deve essere un po' più piccola. L'immagine è giusta, solo che nell'iPhone si vede un po' tagliata. Ora la lascio così. Vediamo, salva immagine. Me lo metto sulla home screen. Settings, wallpaper. No, foto. Ah, si vede bene. Solo che per vedere se si vede bene l'iPhone quando è salvato. Però lì per lì no. Però si può fare un CSS che me lo mette a posto, però poi se la gente lo rotea, fammi vedere di nuovo. Gigi, andiamo a vedere la mosca. Allora, ruotandolo si vede. Sì, ci sono delle cose minori da mettere a posto. Allora, questo è poi il view.
togliamo tutta la roba che si ha di più. Non voglio spattaccare troppo. Facciamo view, ho messo una classe image, lo metto 100%, però se 100% sono 90%, ma che palle. Come viene? Caricato questo. Funziona, ma 90% è troppo. Io voglio che sia meno. Voi direte, perché non ci metti? No, perché quando dopo l'iPhone gira, se ci metto un coso fisso, dopo non me la cosa. O se metto 100%, così va bene. Mettiamo 99%. Potrei mettere il wrap, c'è un margine di 10 pixel. Non ci voglio, troppa fatica, adesso non ci voglio. Ok, così è molto più bella. Se la giro, viene grossa. Dopo prossimamente farò quella col margine. Poi, categorie bisogna fare. Se io schiaccio categorie, bisogna farne una che sia come l'home page, ma vediamo se nel CS l'ho già fatto. Praticamente come l'home page, vediamo come ho fatto io l'altro. In dash vuol dire che è un trattino, che non posso mettere solo così, altrimenti mi dà errore, che sto spattaccando nel codice vivo. Ora si mette così. Allora, tra l'altro anche nel sito normale bisogna fare una paginazione, cosa che non ho fatto. Ho un limite, quindi ho messo solo un limite di 50 senza paginazione. La pagina in basso va bene, 50 sacco, mettiamone 20, va. Paginator, ok, super.
Wow, dovrebbe essere ancora. Vediamo una live. Ok, funziona. Ah, bisognerebbe fare una bellina cosina. Fammi caricare un altro. Un sacco. Macro. Pastocchietto qua, eh. Ho fatto un bel pastocchietto. Potremmo fare una cosa che non ho fatto nel sito nuovo. Nel sito, qui ci mettiamo un'altra H3 che mi dice la categoria in cui sono. Però se lo metto qui me lo dice anche nella prima pagina. Vabbè, intanto sì, va bene così. No, perché altrimenti potevo fare una condizione che guarda l'URL e se l'URL dice all, allora fammi vedere questa cosa qua. Però la pagina all viene richiamata solo quando faccio le categorie, quindi in questo caso non ci serve fare. E quindi va bene, vediamo se va bene. Un bel H4, un H4 nuovo di zecca. Vediamo come sull'iPhone si sembra brutto. Ah, siccome
Ho usato quello azzurrino, usiamolo in azzurrino, che mi piace di più. Dopo vedrò se mi piace o non piace. Poi l'ultima cosa da fare è il search engine, ma scusa, il search engine funziona nel sito normale o no? Qual è il fatto che è un po' scarso perché non cerca neanche dentro le categorie, perché nei commenti non è che messi tanti. Ah, tra l'altro c'è un errorino. Mica indifferente, cos'è quello schifetto? Mettere a posto subito. Ah, perché c'è una doppia categoria dentro la categoria. Categoria. Categoria backspace. Bene, facciamo il motore di ricerca. Sarà il modo di dire che motore di ricerca usare. Adesso non andarlo a mettere a posto in tutti. Allora, all. Vabbè, iniziamo dall'index. Ah, dov'è che l'ho messo? Mamma. Ho result praticamente identico a all. Se fosse identico, identico, è identico, identico. Se è identico, identico, si può benissimo usare all invece che result. Fammi vedere.
Magari uno usa result perché ci vuole dire in alto hai cercato questi keyword, però non mi ricordo come si fa con quella cosa lì. Comunque, regolarmente facciamo due file separati. Però si può benissimo fare quel giochino lì. Abbiamo solo... Anzi, non facciamoci quel giochino lì. Facciamo... Vediamo se funziona. Però adesso guarderò se riesco a fare un search engine che guarda anche le categorie. Perché al momento guarda solo il titolo e la descrizione. Ah, funziona. Non funziona. Non funziona per niente. Perché? Ho fatto Marco, dovrei cercare... Non sai. Sunset. Ah, adesso funziona. Ah, però... facciamo da M. Non funziona. Mi ha portato una pagina con un sacco di cose, tranne Sunset. Result proviamo a fare una pagina separata, non so. Oh, M result. Si chiama così, no? Sì. Poi vado in index. Perché mi cerca e mi trova queste cose che non servono a niente? Ah, photos. Dovrebbe essere foto. Quindi è sbagliato anche sul sito normale. I siti web sono veramente... non finisci mai di fare. Però non funziona lo stesso. Beh, non è uguale a all perché categoria questo non ci importa. Anche questo lo open and featured.
pagina viene chiamata giustamente, però non funziona, non so come mai. Vediamo se qua funziona. Qua funziona. Concept. Qui funziona. Non va direttamente a risolvere, va prima da search. Infatti qua in search. Ah, guarda. Allora, facciamo il trucchetto. Ah, devo andare al bagno. Allora, facciamo questo trucchetto molto bello. Pigliamo. Ah, bisogna mettere questo, eh? Bisogna mettere questo? Sì. Non bisogna mettere expression, no. Ah. Allora no, ci vuole completamente. Paginate. Penso che si possono fare sti paginate pure nel motore. Però dovrei guardare il manuale. Yeah, funziona. Forse non ce l'ha. Channel. È meglio mettere anche un channel, perché se faccio. Se metto jQuery mi fa vedere anche cose del blog. Ah no. Questa pagina si può mettere a posto. Vabbè, più o meno funziona tutto. Allora, per il momento è tutto, anche perché devo andare al bagno. Ci vediamo la prossima volta, non so cosa farò, ci penserò. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti. Eccomi, sono di nuovo io. Ok, lo script per riindirizzare iPhone su un altro sito è questo qui, semplicissimo. Non l'ho trovato la prima googolata, però ho trovato alla fine questo qua, che diceva e funziona. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.